go sit in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you... Buonasera. Continua l'emergenza furti in città, con colpi registrati in diverse zone del capoluogo e delle frazioni. I militari stanno indagando per individuare i ladri che hanno fatto irruzione in una villetta di via Rio delle Amazzoni a Spezzano. I malviventi, che sono fuggiti vedendo i proprietari rincasare, hanno smurato e tagliato una cassaforte portando via gioielli per un bottino di circa 3.000 euro. Ennesimo incidente sulla pedemontana, questa volta nei pressi del benzinaio Ego a Spezzano. 3 le auto coinvolte in uno scontro quasi frontale con una persona ferita, fortunatamente in modo non grave. Interessante e partecipato convegno a Floring Gallery, che si conferma salotto culturale della città e location prediletta per eventi di punta in ambito sanitario e non solo. Nelle interviste i dettagli dell'incontro dedicato alle novità normative in materia di responsabilità in ambito sanitario e gestione del rischio. Un rischio che possiamo considerare sempre presente, ma un rischio sul quale ci sono nuove legislazioni, nuove norme e che bisogna in ogni caso conoscere. Allora, la legge 24 ha fatto dei grossi cambiamenti e ne porterà tanti. Adesso fondamentalmente per quanto riguarda il nostro settore, quello assicurativo, noi siamo in attesa dei vari decreti attuativi perché è una legge di sistema che darà degli ampi margini, ma di fatto il mercato assicurativo non può ancora reagire senza questi decreti. Un rischio che in Italia è presente già da più di 10-12 anni, possiamo dire che i primi timidi esempi che nascevano proprio in questa vostra regione, cioè Emilia Romagna, risalgono al 2000-2001, poi pian pianino piccoli sporadici esempi di sperimentazione si sono allargati a livello nazionale. Ormai in Italia parliamo di gestione del rischio dal 2004 in maniera stabile e siamo arrivati al 2018. Cosa è stato fatto? Tanto, ma non ancora abbastanza. Infatti nelle varie presentazioni abbiamo visto che l'Italia non è ancora così presente nel panorama internazionale come riconoscimenti. Si sono gettate le basi di un cambiamento che, se applicato nei giusti modi, darà dei ritorni positivi che sono sicuramente collegati a un aumento di possibilità di spesa da parte degli ospedali per reinvestire i soldi. Direttore, allora, un evento che è di carattere nazionale, di caratura nazionale, è organizzato dall'ospedale, grazie anche alla collaborazione del gruppo Florim, si tiene qui a Florim Gallery, un evento che parla soprattutto degli adeguamenti, delle nuove norme per la copertura dei rischi che ci sono nelle strutture ospedaliere e anche tra i professionisti che vi operano. Sì, nuove norme che costringono, ci impongono e ben vengano ripensare anche dei modelli organizzativi innovativi per garantire una maggiore sicurezza per il paziente, per gli operatori all'interno delle strutture sanitarie. Quindi il tema fondamentale è quello della sicurezza e quindi bisogna prepararsi perché il tema è complicato, è difficile, quindi avvenimenti e giornate come queste servono appunto per creare le condizioni per lavorare al meglio e soprattutto favorire un clima organizzativo diverso che eviti gli avventi avversi, che sono un problema per i pazienti, ma sono un problema anche per le strutture, per le ricadute anche di carattere economico che poi il risarcimento impone. Quindi lavorare per evitarli è un obbligo. L'altra cosa credo che sia molto importante per qualificare la giornata è che questo evento avviene all'interno di Florim Gallery, che ovviamente si presta sempre e quindi non ringraziamo sempre per questa disponibilità il dottor Lucchese, ma soprattutto avviene in questo luogo anche perché noi abbiamo un centro di formazione
gestito insieme a Florim, che presenta delle particolarità, nello specifico il centro di simulazione alla rianimazione pediatrica neonatale, che è un elemento che aiuta a prevenire gli incidenti, perché la formazione è un elemento fondamentale, soprattutto in situazioni particolarmente a rischio, quali sono per esempio gli interventi sui neonati. Quindi, come dire, sono quelle situazioni che fortunatamente non avvengono frequentemente, però quando avvengono è un disastro. È un po' come gli aerei, non cadono mai, quando succede però è un disastro. Ed è per questo che la preparazione al simulatore per i piloti è un elemento qualificante fondamentale, anche per noi diventa qualificante preparare gli operatori a tutte le situazioni più critiche, per poi poterle affrontare nel modo migliore quando in realtà, speriamo il meno possibile, ma quando in realtà avvengono. Nuovo appuntamento lunedì alle 20.30 al Teatro Astoria con Andamma Veg. Tema della serata dal titolo As Lavoreva da Bon, il lavoro di un tempo nel distretto che verrà raccontato con storie, musica e immagini. Particolare attenzione poi al lavoro in fornace con l'invito agli ex fornaciai a partecipare e a sedere in prima fila per poter intervenire con racconti e aneddoti. L'ingresso è libero. Ed ora passiamo allo sport. Ottime aspettative in casa biancorossa per la sfida di domenica in casa contro la Sogliarese. I ragazzi del Fiorano, infatti, arrivano da un'infilata di risultati positivi con da ultimo la vittoria per 1-0 sul campo del San Felice. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Fiorano Oggi TG è tutto. Arrivederci a venerdì prossimo. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress.